Cambiamo argomento, punto molto sulla collaborazione degli enti che compongono il consorzio, così il nuovo presidente dell'ente di gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino. Comincia per noi una bella avventura che ci vedrà protagonisti nella tutela e nella difesa della riserva, patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Lavoreremo gomito a gomito con gli enti soci. Così Corrado Tarantino, ex segretario provinciale del Partito Democratico, nominato da qualche giorno nuovo presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto. Ma la responsabilità è dovuta dall'importanza da ciò che rappresenta Torre Guaceto non soltanto per il nostro territorio, ma penso ormai per l'Europa e per il mondo intero. Responsabilità perché si è alla guida di un consorzio che vuole dimostrare che la tutela ambientale, la salvaguardia del territorio, del paesaggio, non è vero che sia in contrasto con quello che può essere lo sviluppo di un territorio, ma anzi all'opposto può essere il vero volano di sviluppo e la vera ricchezza che noi abbiamo. E quindi la mia presidenza è caratterizzata proprio da questa cosa, da continuare in modo feroce, passami il termine, alla difesa e alla tutela di quella che è la salvaguardia ambientale, ciò che rappresenta dal punto di vista paesaggistico, culturale, il consorzio, ma dimostrando a tutto il territorio che questo può portare ricchezza per tutti, anche per chi fa imprese e per chi vuole vivere di turismo. E una sfida ancora più grande è quella di convincere gli enti che fanno parte del consorzio, ma un po' tutte le istituzioni, che le buone pratiche che noi lì dentro pratichiamo possono essere modello anche per quei territori che sono fuori, diciamo, dal perimetro delle aree che sono appunto presenti nel consorzio di Torre Guaceto, nella riserva naturale dello Stato. Io sono convinto che siano tutte le condizioni per fare non bene ma benissimo, anche perché sono fortunato dal fatto che finalmente il tema della sostenibilità ambientale è diventata centrale nel dibattito pubblico. Anche politico. Pubblico e quindi finalmente, diciamo, anche politico. Ciò che ha rappresentato Greta Thunberg, ad esempio, nell'ultimo periodo lo sta a dimostrare. Ecco, noi vogliamo essere i portatori culturali proprio di questa nuova idea, di saper vivere bene, poter vivere bene in uno con la tutela e la difesa del territorio e dell'ambiente. E non è vero, ripeto, che per svilupparsi e per arricchirsi bisogna deturbare e distruggere ciò che di bello abbiamo.